Davanti a un Pallacarrara tutto esaurito, l'Aestra Pistoia gioca una gara di grande cuore e abnegazione e anche con Milano, come contro la capolista Brescia, rimane in partita fino a pochi minuti dalla fine, cedendo alla forza dei Meneghini e soprattutto alle magie di Shevon Shields, che con le due triple dell'ultimo quarto certifica il perché sia uno dei campioni più ammirati in Eurolega. Si può disquisire sulle molte troppe palle perse nel primo tempo e sui due parziali subiti nel secondo e terzo quarto, ma il fatto che Pistoia esca con rammarico dalla sfida con l'Olimpia testimonia quanto di buono fatto dai biancorossi nella partita e, ammettiamolo, pensare di vincere due partite contro i campioni d'Italia in stagione regolare sarebbe stato pensare troppo in grande. Nel primo tempo abbiamo concesso loro 19 punti di primario con 11 palle perse. Noi siamo una delle squadre che perde meno palloni in campionato a livello proprio statistico. Abbiamo fatto un record secondo me negativo proprio come numero 11. Fortunatamente nel secondo tempo siamo riusciti ad andare un po' più in controllo e siamo riusciti a togliergli tutte le situazioni di primario, tutti i canestri, passatemi il termine, facili che chiaramente gli danno grande sprint alla squadra avversaria. La differenza alla fine la fanno i campioni, è giusto anche così, voglio dire, fa parte dello sport. Ecco, rimane un po' di rammarico, ripeto, perché in certi momenti, soprattutto quando siamo stati sopra, è chiaro che non è che avremmo vinto la partita in quel momento, però fossimo stati un pochino più bravi e cinici, magari riuscivi a non prendere il controbreak subito e quindi ti riuscivi a portare dietro Milano fino agli ultimi minuti punto a punto e lì, ecco, poi li vedevi. Con il ritorno di Varnado, con Moore e Willis che hanno giocato ai loro livelli e con la forza del gruppo, adesso la testa è la doppia sfida contro Venezia. La prima per ritrovare la via della vittoria in campionato, la seconda per regalarsi una semifinale nelle Final Eight, in programma dal 14 febbraio a Torino. Secondo me le possiamo vincere tutte e due contro Venezia, per iniziare. E si parte di andare in palestra dall'inizio della settimana, lavorare, vedere cosa chiedono di noi lo staff, e come disegnano le partite, e poi vedremo.